Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi ho la mia aiutante di Babbo Natale lì che dorme e sbadiglia. E sì, amore. Allora, oggi che video voglio fare? Semplicemente un video haul. Suppongo che abbiate visto il video precedente e quindi quello che vi mostrerò non sarà del tutto una novità. Ecco. Ho fatto per la prima volta un ordine sul sito di Chiavi. Di solito andavo in negozio a comprare quello che mi serviva da Chiavi, solo che uno, i negozi quando ho fatto l'ordine ancora eravamo in zona rossa, mi sembra. Mi sembra che eravamo ancora in zona rossa e quindi di conseguenza non si poteva, cioè i negozi erano fisicamente chiusi per i vestiti da donna e cose così. Quindi avevo deciso di fare un ordine online e ho comprato un paio di cosine per me e un paio di cosine per la bambina. Allora, le cose per la bambina sono le cose più basiche, più semplici e proprio le cose che servono, quelle quattro cosettine che mi servivano ancora. Un reclamo più che altro ho fatto, beh, ve ne parlo quando poi vi mostro quello di cui devo reclamare. Allora, vi faccio anche il try on haul, cioè dovrebbe essere un try on haul, quindi dovrei farvi vedere anche poi i vestiti indossati. Come primo capo abbiamo questo maglioncino e è bellissimo. Ha le maniche tutte traforate. È di questo rosa baby, anche se sul sito non mi sembrava proprio un rosa così baby, mi sembrava più un rosa tendente al lilla, però vabbè, mi piace lo stesso, cioè non, niente di che. Sì, vuoi vedere anche tu il maglioncino? Voi non la vedete, ma ecco che curioso, anche lei è attenta a non cadere, tontolina. Cocò, per favore. E beh, questo maglione rosa, bello grosso, bello ponfoso. Non ti grattare. Cocò, mamma, ma voi come tenete buoni i cani che hanno dei punti sotto le zampe? Cioè io, cioè, credo che mi si contorce tutta, ho un'ansia che gli si tolgono i punti, che è bestiale. E questo l'ho comprato a 12 euro, che era in offerta da 18, a 18 euro. Io l'ho pagato 12. Ho preso la 3XL perché, non potendole provare, la pancia mi è scoppiata fuori tantissimo e quindi io non sono una che ama molto mostrare, averli molto aderenti i vestiti, quindi ne ho comprato uno bello grosso e poi ve lo faccio vedere meglio indossato. Questo è l'altro maglioncino, questo è decisamente meno largo di quello che di Natale. Le maniche sì, sono un po' grandi perché comunque qua sotto è un po' grande, però comunque avendo la manica più stretta mi sta giusto, mi sta bene. Questo si vede un po' che sono incinta, però va bene. Certo, lo sono, mi va bene, neanche tanto comunque, è morbido, mi piace, questo mi piace molto. Secondo voi, questo rosa mi sta bene? Non mi sta bene, fa niente, va bene così. E niente, alla fine mi servivano giusto quel paio di maglioni da cambiarmi. In questo periodo non compro 80.000 vestiti perché non ha senso, però comunque sta crescendo, siamo quasi alla fine, mancano un paio di mesi e niente. Lascia stare il maglione, non lo rompere. Poi, altro maglione per me. Ho comprato un maglione natalizio, questo l'ho comprato 10 euro, quindi ho detto non me lo faccio scappare perché è bellissimo, a me piace tantissimo. Però qui ho preso anche lui la 3XL, ma mi è un bel po' gigantino, però per 10 euro non lo cambio, cioè sia andare in negozio che andare
renderlo non, penso che non mi convenga nemmeno, quindi ho deciso di tenerlo. Comunque è portabile, sì, è un po' grande, ma magari in asciugatrice si restringe un pochino, vedremo. Comunque il maglione è questo. Vedete, ha una renna, cioè ha le renne, ha i fiocchi di Natale, di neve, non di Natale, i fiocchi di neve e le candy cane e il verde. Io adoro questo verde, poi il verde è il mio colore preferito, cioè la manica è gigantesca, per quello che è molto larga, perché le maniche sono larghe. Coco, ferma, non ti togliere il vestitino, sta buona. Mamma, che ansia, hai dovuto mettere il vestitino perché sennò si gratta via i punti. Guarda che ti rimetto il collare, eh. Ehi. Le rimetto il collare di Elisabetta, quello lì che ce l'abbiamo. Cioè, voi non la vedrete, però. Coco. Coco. Ehi. Vabbè. Niente, io pian piano mi sto scomodando perché lei ha deciso che qui si deve mettere. Sarà molto difficile questo video, va bene. E comunque è bellissimo. È il maglione natalizio. Allora, decisamente mi è grande. Comunque, guardate qua la manica. È veramente molto largo. Mi fa un pochino da insaccato, però diciamo che, cioè non è insaccato, mi fa un pochino più grossa già di quanto io non sia, però comunque per 10 euro ho deciso di tenerlo lo stesso, anche se ci stiamo dentro un'altra persona qui. Però vabbè, secondo voi? Altra cosa per me, ed è l'ultima cosa per me, ho preso questa magliettina che trovo carinissima, l'ho pagata 5 euro, è arrivata con la dust bag, cioè ha la dust bag con scritto Christmas Family, la stacchiamo subito, aia. Quindi stavamo dicendo, c'ha la sua dust bag molto molto carina, non me l'aspettavo, con scritto Christmas Family e la maglietta è questa, con scritto Mom, come un pacchettino, perché alla fine non è una maglietta pre-Natale, però, pre-Natale, non è una maglietta pre-maman, sicuramente magari è una maglietta che regali a tua madre, però io sono una futura mamma, quindi ho deciso di comprarmela e me la autoregalo da sola, poi questo rosso è veramente molto bello. Anche lei ho preso la 3XL, l'ho pagata soltanto 5 euro. Guardate quanto è bella. Questa è la maglietta, vedete comunque mi è giusta. Non si vede che ho la pancia, cioè si vede così, ma così non si nota. Mi piace come cade, molto carina. Non è molto lunga, ma abbastanza per coprire comunque qui, Coco. Dai. E mi piace tantissimo questa maglietta. Secondo voi? Ok, roba mia, abbiamo finito. Ora passiamo alle cose che ho preso per la bambina e iniziamo con gli oggetti di cui devo reclamare. Praticamente sono le collant. Io ho comprato queste collant perché ho un vestitino e quindi mi servivano un paio di collant per poter usare questo vestitino. Solo che c'era l'offerta, prendi tre. Paghi due, il terzo, cioè paghi due, il terzo te lo regalano. Fatto sta che il terzo non mi è arrivato. Praticamente mi è arrivato quello rosa a costine, che è veramente molto molto carino questo rosa. Mi è arrivato quello bianco semplicissimo, però mi manca un altro a costine che era grigio. Quindi io... Cosa c'è? Chi c'è? Non c'è nessuno, amore. Ma non c'è nessuno. Oggi. Quando avrà finito? Hai finito? Pentolino di fagioli.
sembra casino. Praticamente me ne sono arrivate soltanto due, quindi io ho già scritto sul sito di Chiavi Coco, non c'è nessuno, io non so chi sente, cioè non c'è in giro nessuno. Ho già scritto il reclamo sul sito di Chiavi, vedo se non mi rispondono, c'è scritto entro 72 ore, se entro questi 3 giorni non mi rispondono io proverò a chiamare, perché comunque ok che la terza era in omaggio, però scusami, io l'ho comprata, è mio diritto averle, anche se sulla bolla c'era scritto, è quello che mi lascia un po' perplessa, però vabbè, vedremo se riusciremo ad avere il terzo paio in omaggio o no. Però comunque mi sembrano molto carine, ovviamente devo ancora bagnarle, però vedremo. Poi altre calzine, ho preso queste qui, che sono veramente molto carine. E sono semplici semplici, sono, vabbè, pensavo fosse finito, no. Ci sono queste qua con i cuoricini. Non c'è nessuno. Sono queste qua con i cuoricini. Poi così semplici con un rametino qui. Poi altre con i fiorellini. Queste hanno un fiorellino qui. E poi ci sono queste che hanno sempre gli stessi fiorellini di quelle rosa. E devo dire che sono colori autunnali, ovviamente, però mi piacciono tantissimo questi colori, quindi li ho comprati comunque, ho preso la taglia 15-16. Anche di collante ho preso le 15-16, ho deciso di non prendere proprio quello più piccolino, ma prendere la taglia un pochino più grossa, perché sia mai che mi esce con un piede gigantesco. Poi, ultime cose, ho fatto un pochino di scorta di bavaglini. Allora, ho comprato questi 7 bavaglini, dovrebbe essere sì. Semplicissimi, in spugne, c'è bianco, c'è rosa, c'è bianco, c'è rosa chiaro, c'è bianco, c'è rosa scuro, c'è rosa. Cioè, sono semplicissimi, banalissimi e li ho pagati 5 euro per 7 bavaglini, quindi ho detto non male. Poi, altro set, ne ho dimenticato uno qua, sì. Poi, sempre in spugna, ho preso questi qua che sono un pochino... Sono molto simili agli altri, ma sono un pochino più ricamati, ovviamente, come vedete. Questi sono 5, li ho pagati 6 euro. E c'è scritto Mon Mini Shoe. Mini Shoe 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 Shoe. Non ne ho idea. Poi c'è Mon Petit. Princesse d'Amour. Questo semplice semplice con i cuoricini. E poi c'è questo qua con il gattino, penso, il conigliettino. Che dorme, bellissimi. Questi mi hanno proprio conquistato. Erano veramente molto, molto belli. E ho deciso che dovevano essere miei a tutti i costi. E poi ho preso questi qua che sono in semplice cotone. Questi li ho pagati 4 euro e sono soltanto due. Però c'è scritto Daddy's Little Bunny. Quindi l'abbiamo comprato per fare i ruffiani col papà. E questo qua è semplicissimo con le stelline, con delle micro stelline. E mi piacevano tantissimo. Questi invece sono in cotone, invece questi qua sono proprio in spugna. E niente, quindi questo è stato tutto il mio ordine da Chiavi. Ho speso, se non mi ricordo male, sui 54 euro, perché comunque le cose che non costano tantissimo, anche il maglione di Natale a 10 euro, devo dire che ben difficile trovarli, molte volte li trovi almeno 20 euro, almeno 20 euro, e invece li abbiamo trovati così. E mi è piaciuto tantissimo, ho deciso di comprarli. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti come secondo voi mi stanno questi vestiti che ho comprato. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi fa e se vi fa piacere. Mettere mi piace se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!